inserisce una citazione, deve inserire anche tutti i riferimenti bibliografici, ossia gli elementi necessari ad identificare l'opera che hai citato. È a questo punto che entra in gioco lo stile citazionale. Lo stile citazionale è un insieme di regole per la formattazione e l'organizzazione dei riferimenti bibliografici di una citazione, sia all'interno del testo che in bibliografia. Non esiste un unico stile citazionale, ne esistono moltissimi, e questa è una selezione dei più conosciuti. Alcuni di essi sono specifici per le varie discipline. Si può dire che quasi ogni rivista scientifica abbia il suo stile. Se sei uno studente universitario, ricordati che la scelta dello stile per la tesi deve essere concordata con il tuo relatore. Se vuoi pubblicare un articolo, verifica quale stile è richiesto dalla rivista e se sono previste norme redazionali particolari. Vediamo ora un po' più da vicino gli stili citazionali. Tutti gli stili contengono gli elementi fondamentali per poter recuperare la risorsa citata. Quello che varia da uno stile all'altro è l'ordine di disposizione degli elementi, ad esempio l'anno di pubblicazione in ultima posizione o subito dopo il nome dell'autore, il nome dell'autore prima o dopo il cognome, eccetera, la punteggiatura che li separa, lo stile tipografico che può caratterizzarli, ossia corsivo, tondo, eccetera. I diversi stili citazionali possono essere raggruppati in due macro categorie: stile autore data, come l'APA, l'MLA o il Chicago B-Style, stile citazione nota o a numerazione progressiva o con le note, come il Chicago A-Style o il Vancouver. Con lo stile autore data, i riferimenti bibliografici sono inseriti in forma abbreviata nel testo. Le indicazioni bibliografiche complete vengono date solo nella bibliografia finale, che sarà ordinata alfabeticamente per autore. In questo caso, se dello stesso autore citi più opere pubblicate nello stesso anno, com'è possibile differenziarle nel testo? Si utilizzano le lettere dell'alfabeto. Si mette la A dopo l'anno di pubblicazione della prima fonte citata, la B alla seconda e così via. La stessa differenziazione deve ovviamente essere presente anche in bibliografia. Con lo stile citazione nota o a numerazione progressiva, ogni citazione corrisponde una nota. Vedremo più avanti dove possono essere collocate, contenente tutti i riferimenti bibliografici completi. La nota è indicata nel testo da un numero in apice o da un esponente. Attenzione, in nota il nome dell'autore precede il cognome e si deve sempre indicare il numero della pagina che contiene la citazione. Le indicazioni bibliografiche complete vengono date anche nella bibliografia finale, che, anche in questo caso, sarà ordinata alfabeticamente per autore. Le note sono ordinate da una numerazione progressiva, unica per tutto il testo o legata ai singoli capitoli, che le collega al testo da commentare. Possono essere collocate in calce, cioè in fondo alla pagina, alla fine di ogni capitolo, alla fine del testo. Se citi più volte lo stesso testo, puoi utilizzare in nota le formule di citazione abbreviata, per non riscrivere tutti i riferimenti bibliografici completi. Vediamole. Ibidem, che significa nello stesso luogo. Si usa quando bisogna inserire una citazione bibliografica che fa riferimento alla stessa opera della nota immediatamente precedente. Si utilizza solo se tutto corrisponde: opera, autore, titolo, edizione, anno, pagina, eccetera. Ivi, che si utilizza per indicare lo stesso luogo ma con pagina diversa. Si usa quindi se autore, opera e edizione rimangono invariati rispetto alla nota precedente ma cambia la pagina. Opcit oppure cit, quando si cita un'opera citata precedentemente ma nel mezzo sono state fatte citazioni ad altre opere. In questo caso l'autore e il titolo sono scritti in forma abbreviata e si aggiunge opcit. Vediamo ora il Vancouver, una versione dello stile a numerazione progressiva che ha una peculiarità specifica e che è molto diffuso in ambito scientifico. Con questo stile, a ogni fonte citata viene assegnato un numero univoco, posto ad esponente o inserito tra parentesi quadre o tonde. La numerazione inizia da 1 e aumenta sequenzialmente ad ogni successiva citazione. Una volta che una fonte è stata citata, lo stesso numero viene utilizzato in tutti i riferimenti successivi. Se si deve citare più di una fonte contemporaneamente, si possono scrivere i numeri relativi separandoli con una virgola, oppure, se sono consecutivi, con un trattino. Nello stile Vancouver, le indicazioni bibliografiche vengono date solo nella bibliografia finale, che prende il nome di References ed è l'elenco delle sole opere citate. I riferimenti bibliografici sono preceduti dal numero corrispondente e il loro ordine rispetta la successione delle citazioni all'interno del testo. Attenzione, qualunque sia lo stile citazionale che utilizzerai, ricorda che dovrai usare lo stesso stile sia per il testo che per la bibliografia.
Thank you.